Bene, dopo avervi dato tutti i raguagli tecnici per spiegarvi un po' come funziona il motore e in particolare anche come funziona il Reaction Control System, eh, adesso vorrei un po' mettere, mettere tutto quanto assieme e spiegarvi un po' come, eh, come fa il pilota eh, a domare questa formidabile macchina, questo formidabile aeroplano utilizzando i comandi che ha a disposizione e, e evidentemente le, le, le conoscenze del, del velivolo in modo tale da esprimere al massimo eh, l'operatività di questo straordinario mezzo. Eh, bene, il, nel volo traslato, eh, quindi con gli ugelli a zero, in orizzontale, diciamo che l'aeroplano si comporta mh, un po' come tutti quanti i velivoli a getto, quindi eviterei di di darvi delle informazioni che potrebbero essere sicuramente eh, superflue. Eh, quindi vorrei concentrare eh, la mia descrizione invece eh, di ciò che accade nel momento in cui il velivolo è impegnato in manovre eh, lente, a volo lento, bassa velocità eh, o eh, stazionario, eh, che sono sostanzialmente la, diciamo, le, le, le peculiarità di questo, eh, di questo aeroplano. Cercherò di, di esprimermi in modo più semplice possibile, in modo anche che eh, quelli diciamo, meno addentro a queste tematiche aviatorie eh, possano, possano comprendere. Bene, supponiamo che il, il pilota voglia fare una, un decollo verticale per raggiungere l'overing. Che cos'è l'overing? L'overing è molto semplice, è, eh, vuol dire eh, essere fermo in cielo a una certa quota, a una certa distanza da terra e questo, questo è l'overing, è la stessa cosa che fa un elicottero. Il, il pilota innanzitutto deve essere sicuro eh, di non avere un peso eccessivo se vuole fare un decollo verticale e quindi deve fare bene i suoi conti. Sarebbe imbarazzante dare tutta manetta e vedere che l'aereo non si alza. Eh, quindi, il, se, non dovesse, se dovesse avere un peso eccessivo, ha anche l'opzione, eh, come ne ho, parlo, ho, già, ho già detto, di poter selezionare l'acqua distillata per poter beneficiare di 800 kg di spinta in più, qualora ne avesse bisogno. Quindi, praticamente c'è un interruttore che uno alza e predispone il flusso dell'acqua. Che avviene nel momento in cui il computer ritiene che sia necessario appunto raffreddare la camera di combustione. Quindi, fatti questi calcoli, verificato che il peso rientra eh, nelle sue capacità prestazionali, a quel punto il, il decollo verticale è possibile. Eh, un tanto al chilo posso dirvi che il, un aereo che non ha carichi esterni, eh, quindi non ha bombe, non ha niente di agganciato sotto le ali. E eh, che dispone della metà del carburante interno, praticamente è un aereo che ha le condizioni per poter fare un decollo verticale. Quindi eh, il pilota abbassa eh, gli ugelli, eh, che sono eh, in, questa, in questo assetto eh, quasi orizzontali, quindi li abbassa eh, verso il basso fino a portarli a 90 gradi. E una volta autorizzato, chiaramente al decollo eh, da tutta manetta e il, il velivolo praticamente si alza. Nel momento in cui raggiunge la quota desiderata di overing, lui riduce la potenza e si regola in modo tale da rimanere eh, fermo in aria. Ecco il chiaramente l'overing. In condizioni. Qualora ci siano delle condizioni eh, di vento, eh, il pilota dovrà utilizzare i comandi di volo. E mi riferisco chiaramente alla cloche, alla pedaliera, in modo tale da poter contrastare gli effetti del vento e mantenere la posizione ferma non solo rispetto alla terra ma anche rispetto al volume d'aria in cui si trova. Uh, quindi il, uh, eh, abbiamo visto che utilizzando questi comandi, quindi cloche e pedaliera, si utilizza di conseguenza anche il Reaction Control System che entra in gioco nel momento in cui uno abbassa gli ugelli. E quindi c'è questo spillamento eh, di aria dal, ad alta pressione, dal compressore di alta pressione, spillamento di aria che comporta evidentemente un'azione eh, sull'incremento della potenza per riuscire a rimanere alla, alla stessa quota, perché se non dovesse aumentare la potenza nel momento in cui impiego questo uh, Reaction Control System, evidentemente il velivolo perderebbe quota. Supponiamo uh, che ci sia del vento uh, sulla prua, uh, del vento di prua rispetto all'aeroplano, quindi un vento... Agisce sull'aereo in questa direzione. È chiaro che questo vento tenderebbe a spostare l'aeroplano in questo modo, con gli ugelli messi a 90. Il pilota cosa può fare? Può spingere in avanti sulla cloche, quindi picchiare, in modo tale da contrastare eh, l'azione del vento. Perché? Perché a questo punto il, la spinta degli ugelli che si trovano a 90 gradi e quindi la spinta è in questa direzione la spinta non è più verticale ma si inclina in avanti. Quindi questa spinta si può scomporre in una componente verticale che serve a contrastare il peso dell'aereo per tenerlo in volo e una componente minima orizzontale che contrasta l'azione del vento. Ora chiaramente eh, se il velivolo è soggetto a un vento al traverso, il pilota deve fare la stessa cosa, ossia deve con la cloche questa volta inclinare la cloche verso sinistra in modo tale da contrastare l'azione del vento. Anche in questo caso la spinta degli ugelli risulta inclinata verso il vento e garantisce quindi una componente verticale per sostentare il velivolo e una piccola componente laterale che contrasta l'azione del vento. Va da sé che la stessa cosa succede se il vento è in coda, eh, con la differenza che chiaramente in questo caso il pilota deve tirare la cloche verso di sé per cabrare in modo tale da contrastare l'azione del vento, in modo tale da sfruttare questa componente eh, appunto in contrasto al, al vento. Bene, ora eh, supponiamo che il pilota sia in overing e voglia fare una, una rotazione attorno all'asse verticale, questo tipo di, di manovra, in assenza di vento. Eh, beh, è molto, molto semplice perché il pilota eh, si può limitare ad agire sulla pedaliera, quindi se lui vuole ruotare verso sinistra, lui preme istintivamente sul pedale di sinistra che muoverà il timone senza tuttavia grandi effetti perché non c'è azione del, dell'aria sulla, sulla superficie del timone, ma il timone comunque si muove, però eh, si apre anche la valvola di reazione che sta in coda all'aereo sul lato sinistro e soffia aria in questa direzione, quindi l'aereo effettuerà questo movimento. Il, ehm, eh, nel momento in cui ci dovesse essere invece il vento, cosa succede? Allora, immaginiamo che il velivolo sia in, in overing con il vento in prua, quindi è leggermente picchiato in modo tale da contrastare il vento. Nel momento in cui il pilota vuole fare la, questa rotazione mantenendosi fermo in, quello, in quel punto dello spazio, Deve sostanzialmente eh, contrastare il vento eh, nel corso della rotazione dell'aeroplano. Prendiamo dei punti. A un certo punto l'aereo si troverà col vento al traverso, quindi l'ala destra in questo caso dovrà essere abbassata in modo tale da contrastare l'azione del vento. Poi questo aereo continua a ruotare, quindi si dovrà trovare in questa posizione. Eh, quindi con il eh, muso cabrato in modo tale da contrastare l'azione del vento e poi a seguire, in questo caso eh, arrivato a questo punto dovrà avere l'ala sinistra abbassata verso il vento, sostanzialmente il pilota si troverà con la cloche a fare una sorta di movimento circolare man mano che l'aereo ruota, in modo tale da tenere eh, la cloche sempre inclinata nella direzione del vento che sta ruotando di fatto attorno all'aeroplano. In modo tale proprio da, da sfruttare questa inclinazione per avere quella componente orizzontale della spinta necessaria per contrastare il vento man mano che ruota attorno all'aeroplano a causa di questa rotazione che è stata voluta dal pilota. Il, eh, ecco, quando abbiamo il, il vento in, in prua eh, si può ottenere, anziché eh, questo, questa picchiata diciamo, eh, di cui ho parlato per contrastare l'azione del vento, il vento si può contrastare tenendo l'aereo livellato ma eh, riducendo l'angolazione eh, degli ugelli rispetto ai 90 ⁇ Perché? Perché, se io eh, ad esempio seleziono 85 gradi eh, nell'inclinazione degli ugelli, 85 gradi, questi 85 gradi mi danno una spinta che non è più verticale, ma è inclinata in avanti. Avendo quindi la spinta inclinata in avanti, la posso scomporre in una componente verticale che mi sostiene l'aeroplano. È una piccola componente orizzontale che mi contrasta l'azione del vento. La stessa cosa la posso fare nel caso del vento in coda. Nel caso del vento in coda, ho detto si poteva contrastare eh, cabrando. Ora manteniamo anche in questo caso l'assetto livellato dell'aeroplano. Io posso contrastare il vento in coda ruotando eh, gli ugelli. Oltre la posizione dei 90 gradi, perché posso arrivare fino a 98 5. Anche in questo caso, quindi, ruotando gli ugelli di ulteriori gradi in avanti a questo punto, perché superano lo verticale, la spinta sarà inclinata verso la coda. E quindi, questa spinta potrà essere scomposta in una componente verticale per sostenere. L'aeroplano e una minima componente orizzontale per contrastare il vento. Ora, se io esagero in questa inclinazione degli ugelli in avanti, arrivando fino a 98 gradi e mezzo, potrei agevolmente superare diciamo, la forza del vento, il contrasto del vento, ed avere una situazione in cui l'aeroplano, oltre a contrastare il vento, si muove addirittura in retromarcia, fra virgolette. Quindi, questo aeroplano è in grado anche di volare in retromarcia eh, ed è una, diciamo, una manovra che viene fatta chiaramente anche durante gli airshow. Eh, ed è, è chiaramente lascia a bocca aperta gli spettatori che per la prima volta vedono una, una manovra del genere. Eh, L'altra cosa che volevo evidenziare è che questa retromarcia si può addirittura. Uh, effettuare anche con l'aereo uh, uh, a terra, quando è a terra, perché praticamente il, questi ugelli uh, li posso orientare a 98 ⁇ e mezzo, quindi oltre la verticale, e eh, dando potenza ho questi ugelli che mi danno una componente eh, di spinta uh, che fa uh, andare l'aereo in retromarcia. Quindi questa è una capacità eh, che si può dimostrare anche su terra con cautela perché chiaramente nel momento in cui questi ugelli che ruotano diciamo, oltre la verticale e quindi vanno a soffiare in avanti possono sollevare dei detriti, eh, delle schifezze che possono essere aspirate dal motore, queste sono eh, le aspirazioni del motore e quindi è una manovra eh, che deve essere fatta con cautela. Eh, altrimenti si rischia di, eh, di danneggiare il motore. Mi ricordo una volta ehm, che ero a Gioia del Colle, eh, dovevo parcheggiare l'aeroplano. L'uomo di linea mi fece, mi fece andare un po' troppo lungo in avanti e mi fermò un po' troppo tardi, eh, per cui aveva intenzione di farmi ripresentare di nuovo. Per eh, assumere la posizione del parcheggio, e io, dopo avergli fatto capire che si doveva allontanare, eh, gli dimostrai una retromarcia eh, con, con l'aereo, lasciandolo spettinato e stupito perché non aveva mai visto niente del genere. Il, um, una, una manovra molto interessante, molto importante, di cui vi volevo parlare, è peculiare proprio di questo, di questo aeroplano. Eh, Tant'è vero che nemmeno il Joint Strike Fighter, quello nella versione eh, stovol, quindi Short Take Off and Vertical Landing, ossia la, il JSF, è quello che è in grado appunto anche lui di fare l'overing e fare gli atterraggi verticali, è, il, è la manovra dell'inchino. Eh, ecco quella è una manovra che il JSF in quella versione non è in grado di fare perché eh, sul JSF non c'è la leva degli ugelli. Eh, tutto quanto è computerizzato, eh, quindi il, il, al pilota non è consentito fare delle manovre antienergetiche che non hanno nessun significato eh, in termini di efficienza e di operatività, eh, qual è l'inchino, perché adesso ve lo spiego, ma capirete che è una manovra diciamo, eh, che presenta alcune eh, azioni contrastanti una con l'altra, quindi dispendiosa di energia ma sicuramente molto, eh, molto scenografica per fare l'inchino eh, si parte chiaramente da una posizione di, di overing davanti al pubblico perché viene fatto solitamente alla fine di un, uh, di un air show uh, si abbassa il carrello perché abbassando il carrello uh, si ha la possibilità di accendere la luce di, uh, di atterraggio che si trova davanti al carrello anteriore e questo diciamo viene fatto a scopo, a scopo scenografico e questa manovra prevede di tenere l'aereo fermo nell'aria, in quella posizione, eh, facendogli fare questo, uh, questo, questo inchino che si svolge sostanzialmente in questo modo, per poi ritornare alla posizione di partenza, quindi un vero e proprio inchino eh, di saluto nei confronti del, del pubblico che insomma, ha apprezzato la, la dimostrazione aerea. Bene, è una manovra che eh, disponendo di tre mani eh, si riuscirebbe a fare in modo perfetto perché prevede di muovere praticamente contemporaneamente tre leve, che sono quella della potenza, eh, che è posta sul, sul lato sinistro della cabina, nella posizione più esterna, quella di rotazione degli ugelli, che è posta a fianco a quella della potenza, in posizione più interna, e eh, chiaramente la, la, la cloche, la pedaliera, vabbè, quella va coi piedi, quindi da quel punto di vista non, non ci sono problemi. Quindi si tratta sostanzialmente, qui sulla sinistra, sarebbe utile avere due mani anziché una sola. Eh, la manovra si svolge in questo, in questo modo: praticamente il, il pilota contemporaneamente deve selezionare 98 gradi e mezzo sull'inclinazione degli ugelli, quindi portarli praticamente oltre la verticale, abbiamo appena detto che portandoli oltre la verticale, l'aereo tende ad andare indietro. Per contrastare questo movimento andare indietro, il pilota picchia, quindi spinge in avanti sulla cloche. Ecco, in questo modo praticamente lui ha gli ugelli che lo tirano indietro, la picchiata che lo spinge in avanti e l'aereo che sostanzialmente rimane fermo eh, se, se eh, nello stesso tempo ho dato anche adeguata potenza perché chiaramente in questa, eh, in questa manovra eh, dove praticamente ci sono forze che si stanno contrastando una con l'altra, quindi l'effetto degli ugelli e l'effetto della, della picchiata, che quindi sono due azioni che si vanno, uh, no, vanno, vanno a, a consumare energia, essendo contrastanti una con l'altra, ho bisogno anche di dare potenza perché altrimenti l'aereo uh, scenderebbe inevitabilmente. Uh, nello stesso modo, quindi sempre con tre mani, eh, devo poi riportare l'aereo nella posizione originaria. Quindi questo, questo è l'inchino. Per quanto riguarda invece il, il decollo corto, che è un po' il decollo quello, quello classico dell'arrier, il, il pilota eh, deve innanzitutto assicurarsi di aver eh, selezionato eh, lo stop eh, della leva degli ugelli, di inclinazione degli ugelli, eh, sul valore prestabilito, che è mediamente 55-60 Dopodiché eh, è pronto per il decollo. Al, al momento dell'inizio del decollo, gli ugelli sono inclinati verso il basso di 10 gradi, poca roba. Il pilota eh, autorizzato al decollo preme eh, fermamente sui freni e eh, da tutta potenza, tutta manetta. A questo punto ci sarà lo spool up del motore: il motore comincia ad accelerare e l'aereo rimane fermo fino al momento in cui la potenza erogata del motore è superiore alla capacità dei freni di, di tenere fermo l'aereo e quindi a quel punto lì se non si vuole eh, rischiare di fare una vergognosa firma con i propri pneumatici sulla, sul terreno bisogna mollare subito i freni e lasciare appunto che l'aereo eh, acceleri in avanti. Questo aeroplano nel momento in cui raggiunge la velocità prestabilita eh, per l'inclinazione degli ugelli, il pilota praticamente toglie la mano dalla leva della potenza, la porta sulla leva degli ugelli e senza neanche guardare porta questa maniglia indietro per ruotare gli ugelli fino ad arrivare allo scontro che ha preselezionato, quindi senza eh, la minima distrazione. Nel momento in cui eh, lui effettua questa manovra eh, inclinando gli ugelli, il velivolo improvvisamente si solleva da terra e per effetto della vicinanza del suolo ha la tendenza a, a buttare il muso verso il basso. Ecco, il pilota deve essere pronto a, a contrastare questa azione e poi comincia praticamente l'accelerazione dell'aeroplano. Man mano che l'aereo accelera, il pilota piano piano eh, va a ridurre l'angolazione degli ugelli fino a portarli a 0 eh, ⁇ L'atterraggio e eh, l'appontaggio verticali, eh, chiaramente anche gli atterraggi lenti, eh, avvengono grazie proprio al, agli stessi sistemi che vi ho spiegato, grazie al motore dotato di questi quattro ugelli e al Reaction Control System. Eh, sulle nostre unità navali, sulle nostre portaerei che sono di ridotte dimensioni questo aeroplano può fare, effettuare solo eh, appontaggi verticali eh, perché eh, non ci sono gli spazi eh, per poter effettuare in sicurezza un, un, appunta, un, appontaggio, un appontaggio, rullato. Ecco qua mi, mi aiuto con un modellino del, del Cavour. Questa è la nostra porta aerei, eh, qua vedete la, la parte finale del ponte di volo eh, che ha questa, questa salita, eh, il cosiddetto ski jump, quindi sarebbe il, il trampolino da sci. Eh, ecco, questo, questo ski jump consente all'aereo all di, di avere questa spinta verso l'alto nel momento in cui lascia... La porta aerei dopo il decollo. Ma parliamo del, dell'appontaggio. L'appontaggio prevede l'ingresso in un circuito di questo tipo: quindi l'aereo arriva rimane sul lato destro, o meglio, dritto, come diciamo noi in marina, per poi entrare in questo biscotto che sta a sinistra della nave. Bene, il, quando l'aereo la, si porta praticamente in finale rimane spostato lateralmente rispetto alla, alla portaerei e, e fino eh, praticamente a fermarsi in attesa di essere autorizzato all'attraversamento. Nel momento in cui viene autorizzato ad attraversare il limite del, del ponte il velivolo si porta sulla posizione sul numero dello spot sul quale deve appuntare e poi effettua un appontaggio verticale. Bene, il, um, quando si è sul mare, il, eh, gli appontaggi eh, sostanzialmente vengono effettuati sempre in presenza di vento. Quindi, questi ugelli non saranno mai a 90 gradi, ma avranno sempre un'angolazione ridotta, 85, insomma, quello che è necessario eh, per contrastare l'effetto del vento. Perché c'è sempre vento? Beh, perché eh, intanto la nave è certamente in movimento, non può essere ferma. E quindi eh, il, eh, è tutta una questione relativa, no? Quindi siccome l'aeroplano deve portarsi su una nave che è in movimento, ha il navallapontaggio su una nave che è in movimento, è chiaro che dovrà fare i conti con il vento eh, relativo generato dal movimento della, della nave. Eh, cioè uno che sta eh, in piedi in mezzo al ponte della nave che va a 20 nodi, è evidente che sentirà un vento di 20 nodi che gli viene addosso a causa del movimento della nave. Insomma, questo è abbastanza, è abbastanza banale. Se poi è anche, eh, e poi chiaramente si può sommare il, il vento eh, reale, eh, che si va a sommare al vento generato dal movimento della nave, quindi se il, abbiamo un vento in prua alla porta aerei, di 10 nodi e 20 nodi è la velocità della nave che dirige contro il vento, il pilota che si troverà ad appuntare sulla nave dovrà affrontare un vento di 30 nodi, quindi 20 più 10. Ecco perché, insomma, quando si va sulla porta aerea si avrà sempre eh, gli ugelli, abbastanza eh, con un po' di, di margine, giusto per compensare questa, questa situazione. Eh, per quanto riguarda il il decollo della porta aerea e mi piace utilizzare questo, questo bellissimo oggetto. Questo è un pezzo di, di ponte di volo realizzato dai nostri formidabili artigiani del gruppo Aeri Imbarcati. Eh, è un regalo che mi avevano fatto assieme a questo modellino in occasione dei 20 anni eh, de, dall'istituzione del, del gruppo Aeri Imbarcati. Questo rappresenta un po' proprio la parte finale, la prua del ponte di volo del, del Cavour, quindi con questo ski jump angolato verso l'alto, eh, che presenta anche, come vedete, dei, dei, dei numeri che danno la distanza dall'estremità del ponte. Ebbene, per il, eh, sulla nave il, il decollo è sempre un decollo corto, anche perché il decollo verticale che come vi ho detto è possibile fare soltanto quando il carburante è metà del carburante interno e non si possono avere sostanzialmente carichi esterni aggiuntivi, quindi capite bene che eh, queste limitazioni di carburante eh, impone delle limitazioni operative eccessive. Quindi il decollo standard è sempre quello rullato. Eh, il, la distanza di decollo viene calcolata molto accuratamente in modo tale da consentire all'aereo che arriva in questa posizione di arrivarci con la velocità prevista eh, per il decollo, che è in funzione di tutta, serie, tutta una serie di parametri. Quindi sostanzialmente la tecnica di decollo, non sto a ripeterla, è esattamente la stessa, l'unica differenza è che eh, gli ugelli vengono ruotati dal pilota per portare la leva sul punto di stop, nel momento in cui l'aereo si trova in questa posizione, ossia quando l'aereo praticamente sta lasciando il ponte di volo. Ecco questo: eh, quando si decolla da bordo rispetto ai decolli da terra, quell'effetto a picchiare eh, che vi ho raccontato eh, per il decollo da terra non si verifica, grazie alla notevole distanza che c'è fra l'aeroplano e la superficie del mare, perché ormai l'aereo è fuori dalla superficie del ponte, c'è maggiore distanza e quindi il decollo, il decollo corto eh, da bordo è molto più, eh, molto più docile. Diciamo. Uh, Un'altra cosa uh, di cui voglio, vi volevo parlare è quello che chiamo un po' l'effetto parabola uh, nel, uh, nel decollo quando l'aereo è molto pesante eh, perché si potrebbe verificare una situazione del genere. L'aereo esce dal ponte di volo con una componente a salire data anche da questo slancio che gli dà lo ski jump e poi, però, comincia a perdere quota e a scendere mentre tuttavia accelera. Questo è del tutto normale, eh, quindi si tratta semplicemente di perdere pochi metri. Eh, tanto l'aereo in accelerazione, il pilota eh, a quel punto è in grado di ridurre anche comincia a essere in grado di ridurre anche l'angolazione eh, degli ugelli accelerando sempre di più e poi decollando regolarmente. Però c'è questo interessante effetto direi balistico. Il, eh, gli ugelli eh, possono essere anche utilizzati eh, nel, nel, combattimento, nel combattimento aereo ravvicinato. Eh, perché consentono all'aeroplano di poter eh, effettuare delle manovre con una certa aggressività, eh, accentuando eh, diciamo, la, la, le capacità evolutive del velivolo in assenza dell'impiego di, di questi ugelli. Insomma. Quindi, sia nel piano verticale, immaginatevi un, un arier che fa una specie di looping, arrivato qui eh, il pilota potrebbe voler accelerare diciamo, la, la, la rotazione per rimettersi di nuovo con il naso puntato verso terra e a questo punto potrebbe quindi anglo, potrebbe agire eh, sul, sugli ugelli in modo tale da eh, aumentare il ratio di rotazione del velivolo verso il basso. La stessa cosa chiaramente si può eh, fare nel, sul piano orizzontale, quindi per stringere una virata, facendosi aiutare proprio degli ugelli che a questo punto verrebbero a spingere anche in questa direzione eh, e eh, non bisogna però dimenticare che l'impiego degli ugelli implica comunque una perdita di energia. Quindi è vero che si aumenta il ratio di rotazione, si stringono le virate, però si perde anche energia e quindi si rischia veramente che la velocità scenda eh, in modo preoccupante. <coughs> Un'altra un cosa interessante è il fatto che questi ugelli possono essere anche impiegati per, eh, per rallentare l'aeroplano anziché spingerlo. Mi spiego meglio: se noi abbiamo un'aria un rimpicchiata e selezioniamo 98 gradi e mezzo di ugelli, quindi gli ugelli ruotano oltre la verticale a 98 gradi, quindi gli ugelli di fatto hanno una componente di spinta. Che, da, che, 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 che sta frenando l'aeroplano che è in discesa, che stanno soffiando aria verso, verso avanti. Quindi questo impiego degli ugelli eh, potrebbe essere utile eh, qualora diciamo, il nostro avversario nel combattimento aereo non sia a conoscenza di queste capacità del velivolo per eh, in sostanza eh, tirare un'inchiodata a un aeroplano che ci sta inseguendo, che si trova in coda a distanza ravvicinata e che si attende che noi si venga giù come, come delle saette. In realtà l'aereo eh, sta scendendo molto più piano rispetto a quello che l'avversario eh, si aspetta, e quindi l'avversario si potrebbe trovare improvvisamente davanti al, non avendo la capacità appunto uh, di, 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 di frenare utilizzando gli ugelli che, al pari del, dell'arrier, potrebbe praticamente ritrovarsi davanti uh, all'arrier uh, che a questo punto approfitterebbe della, della situazione di vantaggio per scaricargli un po' di colpi da 25 mm e porre fine al, al combattimento aereo. Eh, ecco, come dicevo, insomma, il, gli ugelli eh, sono un utile strumento da usare ovviamente con moderazione, eh, evitando di rischiare eh, di disperdere di, di troppa energia e poi trovarsi eh, a, a bassa velocità, magari anche bassa quota, eh, come un paperotto in preda a un rapace eh, che ha intenzione di vincere la battaglia aerea. Con questo eh, avrei ultimato il mio racconto per quanto riguarda le capacità eh, di questo aeroplano. Eh, spero di avervi di essere stato abbastanza chiaro insomma nello spiegarvi eh, le capacità evolutive di questo, di questo aereo. E alla prossima.